Buonasera a tutti quanti. Questa sera purtroppo è l'ultimo incontro di questo bellissimo ciclo in cui abbiamo sentito delle voci di giovani appassionati e molto competenti. E questa sera, siccome abbiamo seguito un ordine cronologico, si parla di un periodo alto medievale. E abbiamo la fortuna di avere con noi Paolo Bedovetto, che è assegista di ricerca ed è autore di numerosi saggi e articoli e anche un libro di cui parlerà dopo. Che è la persona che ha studiato i rilievi altomedievali del Museo di Aquileia per una circostanza fortuita, perché il museo doveva fare dei lavori edilizi e quindi sono stati estratti questi frammenti e è stata un'occasione, direi, più unica che rara per toccarli, vederli, osservarli, misurarli da tutti i lati, vedere quanti andavano insieme, tutta una serie di operazioni che al tempo del Tagliaferri non sono state fatte e che adesso è giusto che vengano eseguite e anche comunicate. Da questa importante ricerca, come accennavo, è nato un volume che sarà presto diffuso e una serie di studi. Siamo sicuri, sono sicuro, che da qui poi si partirà per tutta una ulteriore serie di ricerche che secondo me sono di estremo interesse. Non ho bisogno di dire quanto fosse importante Aquileia nel periodo carolingio e poi in seguito fino all'undicesimo secolo, fino all'età di Popone, come fosse un luogo cui si guardava da più parti della nostra regione, anche da altri luoghi dell'area alto-adriatica. E quindi è chiaro che osservare queste talora misere testimonianze di quell'epoca è di estremo interesse. Bene, allora io cederei adesso la parola a Paolo Vedovetto per la sua relazione. Grazie. Ringrazio innanzitutto gli organizzatori di questo ciclo, in particolare il professor Buora per avermi coinvolto, per parlare, come anticipava il professore, di scultura altomedievale e preromanica, perché comunque il range cronologico che ho considerato va, diciamo, dal VI secolo all'XI. Inizierei, ecco, la presentazione contestualizzando un po' il lavoro che ho fatto. Il lavoro che ho fatto rientra nell'ambito di un progetto di ricerca biennale multidisciplinare all'interno dei progetti STARS dell'Università di Padova sotto la direzione scientifica della collega Zuleika Murat. Il progetto si chiamava ILAPA, Identità, Liturgia e Arte nel Patriarcato di Aquileia, e aveva come obiettivo, è un progetto che si è svolto tra il 2018 e il marzo 2020. Ecco, l'obiettivo era quello di indagare le dinamiche complesse che portano alla formazione di una specifica identità intesa nei suoi valori culturali, devozionali e sociali. Caso studio scelto è stato proprio quello del Patriarcato di Aquileia, in virtù di specifiche caratteristiche proprio, diciamo, del patriarcato, come l'intrecciarsi soprattutto ad Aquileia di glorioso passato romano e precoce cristianesimo, la natura ambivalente del patriarca, leader spirituale e altresì politico, e l'estensione sovranazionale del patriarcato che, ricordiamo, era una delle più grandi diocesi del Medioevo europeo. Nell'ambito, ecco, di questo progetto, avevamo anche previsto, vedete a destra la locandina, un convegno a marzo dell'anno scorso. Purtroppo a causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile svolgerlo in presenza, comunque gli atti saranno pubblicati nella primavera di quest'anno. All'interno di questo grande progetto biennale, parte integrante di questo progetto è stato, come accennava prima il professor Buora, lo studio dei materiali altomedievali conservati nel deposito del Museo Archeologico Nazionale. Qui vi ho messo alcune foto. I reperti erano in un primo momento accatastati in un sottoscala, in uno dei magazzini, diciamo, a sud delle gallerie lapidarie. Eravamo venuti a conoscenza di alcuni lavori di movimentazione dei pezzi, per cui abbiamo chiesto, ovviamente, e abbiamo stilato una convenzione tra il mio dipartimento, il Dipartimento dei Beni Culturali di Padova e il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, per
per poter spostare questi pezzi e studiarli. Quindi i pezzi dal sottoscala sono stati, vedete, riposti in cassette di plastica e abbiamo allestito nel mese di gennaio del 2020 un piccolo laboratorio per effettuare nuove misurazioni dei pezzi, nuove osservazioni, soprattutto dei lati, diciamo, meno considerati, ecco, dal tagliaferri, ma utili per identificare le tipologie funzionali dei pezzi e soprattutto, ecco, qui vi ho messo gli obiettivi un po' di questo lavoro, una nuova campagna fotografica, un lavoro che è confluito in una pubblicazione, vedete a destra la copertina, di un rinnovato catalogo. Perché dico rinnovato? Perché questi pezzi, che vorrei sottolineare, non sono alla fruizione del pubblico, sono nei depositi e non so nemmeno se in questi lavori di movimentazione sia prevista anche un'esposizione dei pezzi al pubblico. Parlo appunto di un rinnovato catalogo perché questi pezzi, la gran parte, erano già stati catalogati nel 1981 da Amelio Tagliaferri. Ne parlerò più approfonditamente nelle prossime slide. Ecco, qui vi ho messo un estratto del catalogo. Vedete, a differenza del lavoro comunque importante del Tagliaferri, si sono aggiunte delle ipotesi ricostruttive di alcuni frammenti nel tentativo proprio di contestualizzare i pezzi e collegarli soprattutto con altri pezzi presenti in altre realtà di Aquileia. La scultura altomedievale di Aquileia si distribuisce, a volte sembrava una caccia al tesoro, in numerosissime sedi, la Basilica Patriarcale, il Museo Paleocristiano di Monastero. Alcuni pezzi, anzi un buon numero, sono conservati nella soffitta della Basilica, altri sono reimpiegati nelle murature della Basilica, per cui è stato un po' anche un cercare di riunire virtualmente tutti i pezzi e cercare di collegarli uno all'altro. Ecco, di cosa parlerò in questo intervento? Tre punti fondamentalmente. Credo sia comunque doveroso fare un inquadramento critico dello studio della scultura altomedievale di Aquileia, anche perché ci è stato molto utile durante, ecco, le nostre indagini. Discuterò sull'origine e la provenienza e sulle vicende di trasmissione di alcuni pezzi e alla fine vi proporrò alcune ricostruzioni grafiche di alcuni elementi, alcuni dispositivi di arredo liturgico inediti. Ecco, iniziamo con la storia critica, ovviamente. Fin dagli esordi dei primi studi antiquari, tra 7 e 800, la vastità delle testimonianze materiali di età romana che caratterizzano la città di Aquileia ha di fatto catalizzato l'interesse degli studiosi, che hanno riservato dunque solo sporadiche attenzioni alla scultura altomedievale. Basti pensare che i tre volumi delle Antichità di Aquileia di Gian Domenico Bertoli, siamo tra la fine del 600 e il 700, che comprendono un notevole repertorio di oggetti archeologici provenienti dalla città, includono solamente due rilievi riferibili a età altomedievale, tardoantica altomedievale. Una lastra con agnello mistico al centro, adesso è conservata nel battistero della cattedrale, all'epoca del Bertoli era riutilizzata nel pavimento della cosiddetta Chiesa dei Pagani. Non so se vedete il mio cursore. Ecco, in Sì. questo punto a pavimento. Non mi soffermo sulla funzione di questo pezzo, che secondo me non è ancora stata chiarita. La mia idea, anche basandomi sull'osservazione, vedete, dei fianchi, praticamente dei lati della lastra, si nota, ecco, vedete, un incasso, secondo me era funzionale all'incastro con un'altra lastra simile, quindi potrebbe anche trattarsi addirittura o di una lasta di recinzione liturgica o di un antependio di un altare.
però non mi soffermo in questo momento su questo pezzo, magari boh, ne parleremo in un'altra circostanza. Sempre parlando del Bertoli, ecco, io ho messo un estratto dal tomo 2 delle Antichità, ecco, e ho segnato un frammento di archetto, vedete segnato dalla freccia, conservato nei depositi, per cui l'abbiamo studiato. Vi ho messo qui una foto e un disegno ricostruttivo faceva parte molto probabilmente di un archetto di Pergola. Ecco, un frammento di archetto appartenente alla collezione privata del Bertoli che lo studioso aveva inserito, a mio avviso forse erroneamente, in un gruppo di materiali lapidi di epoca romana. Talvolta utili soprattutto per ricostruire il contesto di provenienza degli oggetti, si rivelano anche alcune note, sempre del Bertoli, a margine di disegni raffiguranti epigrafi romane, riutilizzate nell'Alto Medioevo come elementi di arredo liturgico. È il caso di un pilastrino, aspettiamo la slide, ecco, è il caso di un pilastrino che reimpiega a rovescio un'iscrizione funeraria, conservata secondo le parole del Bertoli nella chiesa metropolitana nel parapetto della Cappella delle Quattro Sante Vergini. Qualcuno di voi avrà riconosciuto, qui siamo all'interno della Basilica di Aquileia, nella cosiddetta Cappella di San Pietro, in cui si conservano queste famosissime lastre altomedievali. Questo pilastrino riutilizza a rovescio, vedete, un'iscrizione romana, si vede poco perché è abbastanza brasa, registrata da Bertoli che appunto attraverso questa informazione, diciamo, ci permette di capire che già nel Settecento il parapetto, quindi la recinzione, era già, diciamo, collocata in questa posizione. Dopo le riflessioni del Bertoli nell'Ottocento, la scultura altomedievale di Aquileia attira solo sporadiche attenzioni, per lo più riferite a singoli oggetti decontestualizzati. Il pittore udinese Leopoldo Zuccolo, seppure figura di spicco nella vita culturale della città, è intimamente legato alla formazione delle prime istituzioni museali locali, ci ha lasciato solamente pochi disegni di sculture altomedievali, raffiguranti alcuni frammenti a intreccio oggi non identificabili. Vedete questo schizzo? Siamo sempre nella Basilica di Aquileia, a corredo, diciamo, di questo disegno. Vediamo questo rilievo a matita di un motivo ad intreccio che secondo me possiamo riconoscere con questo pilastrino della medesima recinzione che abbiamo visto prima. Oppure, siamo sempre parlando di Leopoldo Zuccolo, un archetto di ciborio frammentario, eccolo, oggi esposto presso il Museo Paleocristiano di Monastero. Ecco qui un ingrandimento del disegno. Questa è una ricostruzione del ciborio, di due archetti del ciborio, vedete. Notiamo subito, ecco, le varie provenienze dei pezzi di cui parlavo prima, per esempio questo pezzo in alto a sinistra, catalogato da Tagliaferri, adesso è al Museo Paleocristiano, anche questo. Anche questo frammento appartenente allo stesso dispositivo liturgico è conservato nei depositi del Museo Archeologico Nazionale. Ancora lo zuccolo disegna, vedete, questo bellissimo capitello che oggi è, diciamo, rimontato in una colonna del pergolato d'ingresso insieme ad un altro capitello gemello nel pergolato d'ingresso del Museo Archeologico Nazionale. Sono disegni, come vedete, bellissimi, caratterizzati da una grande accuratezza e precisione che denotano dunque un certo interesse per i reperti altomedievali, corredati da preziose annotazioni, vedete,
sulla provenienza e ubicazione dei pezzi. Nel caso di questo capitello, lo zoccolo riporta queste scarne notizie di pietra del Carso, capitelli caratteristici longobardi, in realtà non sono longobardi, ma sono più tardi, venduti dalla signora Eravank di Gorizia, dimorante da più anni in Aquileia, questa certifica che sono più di 30 anni che c'erano nella sua corte. Detti capitelli corrispondono perfettamente agli pilastri della basilica situati verso la sacrestia, così anche alla colonna pregiata di puntini puntini, perché purtroppo il foglio è danneggiato. Pochi anni più tardi, Gaetano Ferrante, nel volume Piani e Memorie dell'antica Basilica di Aquileia, si limita a un breve richiamo alle lastre di recinzione della Cappella di San Pietro, quelle che abbiamo visto prima, che gli collega, non senza un giudizio non propriamente lusinghiero, all'arte dei bassi tempi. L'architettura in Italia di Raffaele Cattaneo, siamo nel 1888, segna una parziale inversione di tendenza. Nella lucida e sotto molti aspetti innovativa analisi del giovane studioso Rodigino, infatti, le già citate lastre della Cappella di San Pietro vengono per la prima volta datate e il Cattaneo le data al IX secolo e le inquadra criticamente all'interno del problema generale dell'influenza che gli artisti greci esercitarono sulla scultura altomedievale dell'Alto Adriatico. Da questo momento le lastre della Cappella di San Pietro monopolizzeranno per più di un secolo l'attenzione degli studiosi, che aderirono a due diverse fazioni interpretative. Una diatriba, possiamo dire, che perdura ancora oggi e non è stata ancora pienamente chiarita. Mentre infatti alcuni sostenevano una datazione precoce al tempo del patriarca Massenzio, quindi 811-837, altri di contro ritengono che la loro realizzazione vada collocata tra la fine del X e i primi decenni dell'XI secolo, sotto il patriarcato di Giovanni o di Poppone. Se ancora per tutta la prima metà del XX secolo l'interesse degli studiosi si concentrò principalmente sulle lastre di San Pietro, della Cappella di San Pietro, e su altri esemplari selezionati in base ai criteri estetici, la seconda metà del secolo coincise con un ampliamento di orizzonti e l'attenzione si estese ad altri materiali lapidei. Un momento importante nella storia di studi è rappresentato dal contributo del Brusin per il secondo volume della Storia di Venezia, nel quale l'autore si sofferma su alcuni rilievi lapidi aquileiesi fino a quel momento poco noti, come il cosiddetto Dossale di Cattedra, oggi conservato sempre nel Museo Paleocristiano, e un frammento di ciborio, eccolo questo, sempre nel Museo Paleocristiano, con grifo, vedete, a mio avviso può essere interpretato come frammento di ciborio, che qui ho provato a collocare in una ricostruzione grafica, databile su base stilistica, a mio avviso, agli inizi dell'XI secolo, per confronti con altri frammenti dell'area Alto Adriatica. Vi ho messo qui un solo esempio di rilievo, vedete, di un rilievo conservato oggi a Venezia nel chiostro di Santa Apollonia. Nel 68, anche dalla Barba Brusin e Giovanni Lorenzoni, nel loro volume dedicato all'arte del patriarcato di Aquileia, tornano a trattare approfonditamente i rilievi della Cappella di San Pietro, discutendo la datazione al IX secolo sulla base di sole considerazioni stilistiche. Si deve invece a Tavano la prima ipotesi ricostruttiva in forma grafica della recinzione della basilica, che qui vi ho riportato, vedete. Il Tavano fa una prima proposta di ricollocazione, ecco, della recinzione presbiteriale della Basilica. Negli stessi anni, Marina Lavers, con il saggio I cibori di Aquileia di Grado, derivato dalla sua tesi di laurea, sposta l'attenzione sui frammenti lapidi altomedievali pertinenti ad archetti di ciborio. Gesimento condotto da Amelio Tagliaferri nel 1981, in occasione della pubblicazione del corpus della scultura altomedievale di Aquileia e Grado,
rappresenta ad oggi l'unico lavoro sistematico sui materiali lapidi aquileiesi. Lo studioso cataloga 301 frammenti provenienti dalle collezioni del Museo Archeologico Nazionale e del Museo Paleocristiano di Monastero, dalla Basilica di Santa Maria Assunta con la Chiesa dei Pagani e il Battistero e dalla Chiesa Scomparsa di San Martino alla Beligna. Qui vi ho messo un grafico a torta con la quantificazione, ecco, dei frammenti che ha catalogato il Tagliaferri. Vedete che la maggior parte dei frammenti catalogati proviene dal Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. Il catalogo del Tagliaferri ha il merito di aver reso accessibili per la prima volta tutti i materiali, tutti, almeno all'epoca del Tagliaferri, ecco, tutti i materiali scultori allora noti, nonché di aver raccolto le poche, pochissime informazioni legate al contesto di provenienza e alle vicende di trasmissione dei materiali stessi. L'attenzione dell'autore si sofferma tuttavia quasi esclusivamente sugli aspetti decorativi dei resti scultori, che vengono datati su base stilistica e analizzati isolatamente come membra disietta e quindi privati del loro significato originario. Dopo il catalogo dell'81, la bibliografia sui materiali lapidi e aquileiesi si accresce sensibilmente, senza voler qui ripercorrere l'intera vicenda critica. Ci limitiamo a segnalare che in genere l'interesse degli studiosi torna a concentrarsi su alcuni materiali selezionati, a partire ancora una volta dalle lastre della Cappella di San Pietro, di cui vengono presi in esame in modo sempre più dettagliato l'ornato e ne vengono evidenziati i rapporti con la produzione scultorea carolingia e preromanica. E se ne analizzano soprattutto i motivi iconografici. Gli studi di Xavier Barral-Yaltet hanno nel contempo riportato l'attenzione scientifica ai capitelli della cripta della Basilica di Santa Maria Assunta, la cui attribuzione cronologica, strettamente legata a quella dell'abside semicircolare, è ancora dibattuta. Infine, il ritrovamento nel 1999 di un frammento di archetto di Ciborio nelle fondazioni della Chiesa dei Pagani ha offerto a Luca Villa l'occasione per riflettere su queste e altre testimonianze scultoree ricondotte dallo studioso all'arredo liturgico del complesso episcopale tra la fine dell'VIII e gli inizi del IX secolo. Fondamentali sono stati anche gli studi, e li citerò a più riprese, di Maurizio Buora sulla scultura altomedievale, penso ai frammenti di VI secolo provenienti dalla demolizione del muro di spina di Monastero, per esempio, e molti altri lavori, alcuni degli anni Ottanta, ecco. Tra i manufatti lapidei catalogati da Tagliaferri nell'81, come abbiamo visto, quasi il 60% proviene dalla collezione del Museo Archeologico Nazionale, che comprende circa 268 frammenti databili tra il VI e l'XI secolo. I reperti, oggi raggruppati provvisoriamente in un unico locale dei depositi, erano al tempo del Tagliaferri suddivisi in due nuclei distinti. Un primo situato, e cito il Tagliaferri, provvisoriamente nel magazzino cosiddetto romano o grande presso la direzione, raccoglieva reperti per la maggior parte pervenuti dai depositi di Casa Bertoli e dal deposito cosiddetto del Patriarcato. Il secondo, più consistente, era sistemato nel cosiddetto magazzino paleocristiano presso il cortile e comprendeva frammenti di provenienza sconosciuta. Come spesso accade per questa classe di reperti, anche nel caso delle sculture di Aquileia, disponiamo di pochissimi dati relativi alle circostanze di ritrovamento e alle vicende legate alla loro trasmissione. A partire dalla formazione della collezione e dalla fondazione del museo, che raccolse, come abbiamo visto, pezzi di varia provenienza, il progressivo accumulo di materiali, per lo più sprovvisti di numero di inventario, un fenomeno legato chiaramente alla necessità di salvaguardare i reperti, conservandoli presso una sede istituzionale, ha causato in molti casi la perdita dei dati relativi alla provenienza delle opere e talvolta la consapevolezza stessa della loro esistenza.
Tuttavia, grazie all'analisi incrociata della documentazione scritta e fotografica conservata nell'archivio del museo e delle informazioni riportate a suo tempo da Tagliaferri, è stato possibile formulare alcune nuove ipotesi sulla provenienza di diversi frammenti e chiarire i passaggi che hanno portato al loro ingresso nella raccolta. In particolare, quattro reperti che qui vedete, riferibili a un ciborio, presentano un numero di inventario doppio. Il primo ha riscontro nell'inventario del Museo archeologico, il secondo è invece collegabile ad un altro registro inventariale che ci ha causato non pochi problemi di interpretazione, un registro relativo alla collezione del Museo Paolo Cristiano. Nelle brevi note compilative del primo inventario, i reperti sono ricondotti alla demolizione del muro di spina nell'ex Folador di Monastero. Ecco, qui in alto a destra vedete una foto del muro di spina prima della demolizione nel 1959. Tuttavia, i nostri rilievi sono riprodotti in quattro fotografie, che adesso eccole, vedete, conservate presso l'archivio fotografico del museo, la cui scheda, allegata ai negativi originali, precisa che le foto furono scattate nel 1964 durante i lavori nella Basilica Paleocristiana di Monastero. Sappiamo infatti che nel 1964 la Basilica di Monastero, all'epoca da poco divenuta sede del nuovo Museo Paleocristiano, inaugurato nel 1961, fu interessata a due importanti interventi: il restauro del pavimento musivo sotto la direzione di Luisa Bertacchi, affiancato da una serie di saggi di scavo, e la sistemazione dei livelli del terreno lungo i perimetrali esterni dell'edificio per conto della soprintendenza di Trieste. La circostanza che Luisa Bertacchi, all'epoca direttrice del Museo archeologico nazionale, non menzioni questi pezzi nella relazione di scavo, che è pubblicata in un numero di Aquileia Nostra, porterebbe a ritenere che essi siano stati rinvenuti durante gli interventi diretti in quello stesso anno dalla soprintendenza di Trieste lungo i perimetrali esterni. La necessità di registrare il loro ingresso al Museo archeologico in un momento in cui la loro sede definitiva non era ancora verosimilmente stata decisa e di tener traccia della loro collocazione e provenienza deve aver suggerito l'opportunità di inserirli provvisoriamente in un elenco non totalmente pertinente e che tuttavia si collega al luogo di ritrovamento, se non di conservazione, dei pezzi. Al di là delle circostanze e del luogo esatto del rinvenimento, interessa ribadire il legame di questi frammenti con la Basilica di Monastero, già tra l'altro messo in luce da Maurizio Bora. Più precisamente, ci sembra ragionevole riferirli all'arredo liturgico della Chiesa di Santa Maria, cui apparteneva anche un corposo gruppo di lastre frammentarie, qui vedete una foto, e capitelli di pergola databili alla seconda metà del VI secolo, recuperati quelli sì durante la demolizione del muro di spina, pezzi che sono stati in parte catalogati da Maurizio Buora nel 2015. E questi frammenti che io ho escluso dal catalogo perché sono veramente tantissimi, e tra l'altro anche di un periodo, diciamo, antecedente rispetto a quello che ci eravamo prefissati di studiare, perché questi pezzi sono di Sesto. Anche questi pezzi sono oggi conservati in queste casse nei depositi del Museo Archeologico Nazionale. Proseguendo nella nostra analisi, dobbiamo soffermarci ora su alcune lastre di recinzione risagomate a triangolo, anche queste considerate da Maurizio Buora, che erano reimpiegate a rovescio nel pavimento rinascimentale della Basilica Patriarcale di Santa Maria Assunta, come documenta una foto scattata durante i lavori di restauro condotti nel 1959. Eccoli, vedete. È quindi verosimile riferirli all'arredo liturgico di quella chiesa, cioè della cattedrale. Il reimpiego di lastre nel pavimento era già noto al tempo di Gaetano Ferrante, quindi siamo nel 1853, il quale testimonia che un rilievo lapideo ornato, a suo dire, simile alle lastre della Cappella di San Pietro, era all'epoca riutilizzato nel marciapiedi davanti la porta laterale verso il campanile, rovesciando la superficie scolpita sopra il suolo.
Ecco, a questi pezzi, vedete, se ne aggiunge un altro che qui ho cerchiato, vedete, nella foto in basso, catalogato dal Tagliaferri con il numero 61, che però oggi no, non è stato possibile recuperare. È un pezzo, a mio avviso, antecedente di Sesto, che doveva raffigurare probabilmente un cervo ai lati di un Cantaros. Lo spessore esiguo e il retro liscio di questi pezzi, vedete che adesso si presentano, diciamo, ritagliati a triangolo, rendevano evidentemente le lastre alto medievali particolarmente adatte a questo tipo di riutilizzo, attestato anche in altri edifici medievali, come ad esempio nella chiesa di Sant'Abbondio a Como, dove numerose lastre provenienti dallo smontaggio dell'arredo della chiesa consacrata nel 1095, furono utilizzate alla fine del XVI secolo nella pavimentazione del coro e del presbiterio. Ecco qui in alto vedete un'altra immagine contestuale ai lavori di restauro del pavimento rinascimentale, un altro rilievo alto medievale, vedete probabilmente riutilizzato come formella, in questo caso rettangolare. Qui vi ho messo una curiosità, vedete una foto dall'alto dell'area della Basilica. Questi frammenti di pavimento, rimossi alla fine degli anni 50 del secolo scorso, si conservano tutti oggi, vedete, in questa catasta di pezzi. Siamo, nel fondo Pasqualis. Pezzi che abbiamo avuto la possibilità di visionare per vedere magari boh, se ne scovavamo altri scovavamo altri rilievi altomedievali, però diciamo ad un sopralluogo, ad un preliminare, non abbiamo trovato altri frammenti altomedievali. Erano invece murati No, scusatemi, ecco, all'arredo liturgico del complesso episcopale possiamo riferire anche il frammento di archetto di Ciborio, di cui abbiamo accennato prima, pertinente appunto a un ciborio databile al terzo quarto dell'VIII secolo, cui appartengono anche altri tre frammenti, come dicevo prima, ora nel Museo Paleocristiano di Monastero, tra cui il menzionato rilievo messo in luce nelle fondazioni della Chiesa dei Pagani. Erano invece murati, vedete, in basso a destra, fino al 1887, ai lati dell'ingresso est della Stalla Moschettini, i due capitelli a doppio ordine di arcate, oggi collocati, come abbiamo detto prima, nel percolato d'ingresso del Museo Archeologico, come testimoniano alcune foto d'epoca conservate nell'archivio dello stesso museo. Per gli altri pezzi, compresi nel catalogo che abbiamo redatto, privi di numero di inventario, la mancanza di un riscontro documentario, testuale o fotografico, o di notizie ricavabili dalle fonti scritte, non consente di restituire le vicende dei materiali stessi, né tantomeno il loro contesto architettonico di origine. Ci avviamo alla terza parte, ecco, del mio intervento. Le sculture altomedievali e preromaniche di Aquileia, frammenti da ricomporre. Come noto, una delle principali difficoltà che si incontrano nello studio dei frammenti scultori altomedievali è il loro stato appunto di disiecta membra, che spesso impedisce di cogliere il significato originario. A questo problema si aggiunge la generale incerta cronologia dei pezzi, precisabile solo in maniera approssimativa con il ricorso a considerazioni morfologico-stilistiche. Per ovviare a tali difficoltà è necessario adottare una metodologia che integri il tradizionale studio stilistico dei reperti con un'analisi, a mio avviso, di tipo archeologico, tesa ad individuare la tipologia funzionale dei pezzi, a raggruppare rilievi accomunati dai medesimi motivi ornamentali e infine a ricollocarli, ove possibile, nel loro originario contesto di pertinenza. L'applicazione di questo metodo ha permesso di porre in relazione alcuni materiali della collezione del Museo archeologico ad altri reperti analoghi e coevi, dislocati in diverse raccolte della città, e ha permesso inoltre di ricostruire gli elementi di arredo liturgico a cui essi appartenevano, che qui brevemente descriverò, rimandando ovviamente a una trattazione più approfondita al catalogo.
Ecco, il primo dispositivo, vi avevo già anticipato in un paio di slide precedenti, il primo dispositivo liturgico che è stato possibile costruire è appunto questo ciborio di altare, probabilmente di altare, databile alla fine dell'VIII secolo, ben datato da Silvia Lusuardi, diciamo, che pone a confronto queste lastre con il noto ciborio di Callisto e lo attribuisce a botteghe cividalesi dell'epoca del patriarca Sigualdo. Siamo tra il 756 e il 786. Come vi avevo anticipato prima, un frammento, questo che ho segnato, è stato ritrovato nel 99 nelle fondazioni della Chiesa dei Pagani. Il ritrovamento appunto di questo frammento nei pressi del battistero del complesso episcopale porterebbe a ricondurre questo ciborio all'arredo liturgico di quell'edificio. Tuttavia, la larghezza ricostruita di questo ciborio è di circa 2,23 m, che non è compatibile con la larghezza, vedete, della vasca battesimale. Questo è un rilievo fatto da Paola Lopreato nell'ambito degli scavi archeologici del Battistero nel 1989. La larghezza della vasca battesimale è praticamente doppia, più che doppia, è di circa 4,72 m. Possiamo ipotizzare quindi, date le dimensioni ridotte di questo ciborio, che in origine esso fosse destinato a sovrastare probabilmente l'altare della cattedrale stessa, ma è un'ipotesi ovviamente. Appartenevano ad un altro ciborio anche altri frammenti, qui si aggiunge un piccolo pezzo conservato, vedete questo, nei depositi della cattedrale. È un nucleo di circa una trentina di frammenti che si conservano nella soffitta della basilica. Sono stati censiti da Cristiano Tiussi nel 1998. Anche questo pezzo, vedete, molto probabilmente apparteneva allo stesso ciborio. I pezzi sono per caratteristiche decorative e per dimensioni da ritenere parte di quattro archetti, larghi circa 192 centimetri per un'altezza di 106. I confronti indicati nelle schede di catalogo, che non sto qui a elencarvi, suggeriscono una datazione tra la fine dell'VIII e l'inizio del IX. Tra i confronti più vicini, ve l'ho messo qui, c'è una lastra di ciborio che non esiste più, un ciborio battesimale proveniente dalla cattedrale di Pola, oggi scomparsa questa lastra, ma documentata da un disegno di Giuseppe Caprin del 1905, in cui vedete uno schema decorativo abbastanza simile con questi clip a matassa e croci equilatere e intrecci lungo l'archivolto. Ad un altro ciborio appartengono altri frammenti, analoghi per spessore e per schema decorativo, un ciborio largo circa 183 centimetri, quindi più grande rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza, e alti almeno 1 metro. La decorazione degli archetti si distribuisce secondo uno schema tripartito, costituito da una fascia, vedete, lungo l'archivolto, percorsa da un tralcio vegetale, due campi triangolari con riempitivi di soggetto geometrico, eccoli questi qui, questi spazi di risulta, e una fascia esterna ornata da intrecci. Qui avete anche uno zoom, diciamo, su uno dei pezzi. I motivi decorativi sembrano orientare verso l'età carolingia. Ad un altro archetto di ciborio appartiene a questo piccolissimo pezzo, possiamo attribuire, non proprio con estrema sicurezza, però sempre al IX secolo, sulla base di alcuni confronti con alcuni pezzi vicentini. Passando ad un'altra categoria di reperti, ecco le lastre di recinzione. Tra i pezzi musealizzati attribuibili a lastre di recinzione,
Abbiamo individuato un gruppo di rilievi omogenei, decorati da reti di maglie quadrangolari intrecciate tra loro. Il confronto più immediato è con un Pluteo del Museo Paleocristiano di Aquileia, oggi nel Museo Paleocristiano di Aquileia, in buono stato di conservazione. Vedete, praticamente si tratta della stessa lastra, almeno dal punto di vista proprio dello schema decorativo e anche delle proporzioni. Questi pezzi trovano analogie quantomeno di repertorio, con un Pluteo a doppia specchiatura dalla chiesa di Sant'Andrea per Teole, già reimpiegato come messa d'altare, con le più note lastre della cappella di San Pietro, che più volte abbiamo menzionato. Tutti prodotti, a mio avviso, probabilmente da una medesima maestranza attiva nei cantieri della cattedrale al tempo del patriarca Poppone. La resa delle figure animali, vedete, scolpite a forte aggetto, contraddistinte da un motivo a mandorla. Questo è un motivo che percorre, diciamo, tutte le lastre che a mio avviso vanno datate all'inizio di XI. C'è questo motivo a goccia, a mandorla, che definisce il punto di innesto delle zampe degli animali o delle ali, e che avvicinano questi esemplari ad altri rilievi di ambito medio-alto adriatico, come quelli dell'atrio dell'Abbazia di Pomposa, terminati attorno al 1026 dal Magister Mazzulo, o di Ravenna, provenienti da Casa Bellenghi e da San Zaccaria. Analoghi motivi animali e vegetali si ritrovano anche nel mosaico, ecco, pavimentale del presbiterio della Basilica, datato da Xavier Barai Altetta all'inizio dell'XI secolo. Vedete, ovviamente non supporti diversi, qui è mosaico e qui ovviamente è pietra lavorata, però vedete che comunque l'iconografia, diciamo, dell'elemento vegetale è molto simile. Tra l'altro, questo schema decorativo, vedete, con questi animali affrontati, si ritrova identico in una lastra murata all'esterno della basilica, in uno dei contrafforti, e attestano proprio una circolazione dei partiti ornamentali che migrano, diciamo, con inevitabili adattamenti da una categoria di manufatti e l'altra. Qui vi ho messo un altro esempio di lastra di recinzione ricostruita. Questo frammento, ecco, è conservato nei depositi del Museo Archeologico Nazionale. Questo frammento non sono riuscito a rintracciarlo, ma è stato pubblicato dal Tavano in un articolo intitolato Rilievi Massenziani inediti, e anche è stato schedato dal Tagliaferri questo e molti altri pezzi schedati dal Tagliaferri, ad oggi non sono più rintracciabili. Altri frammenti sono relativi, vedete, sempre a una recinzione presbiteriale. Questi sono frammenti iscritti, tripartiti, vedete il motivo a cani correnti, un'iscrizione dedicatoria, una matassa, che facevano parte della recinzione, erano architravi che correvano praticamente sopra le colonnine. Ad una prima vista pensavo fossero appartenenti tutti e tre allo stesso architrave, in realtà hanno dimensioni leggermente diverse, e soprattutto in questo caso le matasse, vedete, sono diverse. Qui sono tre vimini e qui invece a quattro, che tra l'altro è anche abbastanza raro, rara la matassa a quattro vimini. Quindi dobbiamo ipotizzare che questi frammenti appartenessero a tre architravi diversi. Non sappiamo ovviamente a quale chiesa di Aquileia appartenessero, però comunque sono relativi a tre contesti, ecco, differenti. Altra tipologia di reperti, questi frammenti, questo l'avevamo già visto prima, vi ricordate, era il frammento disegnato da Bertoli insieme al Maremmani di sculture romane. Questo è un altro frammento, grazie che si conserva integro, soprattutto lungo la circonferenza inferiore. Questo ci ha permesso, nonostante, ecco, l'esiguità del pezzo, di ricostruire quello che era l'arco
la circonferenza, ecco, di questo archetto che molto probabilmente era un archetto d'ingresso di una recinzione presbiteriale. Infine, nei depositi si conservano numerosissimi capitelli, molto piccoli dal punto di vista proprio delle proporzioni, anche presentano dimensioni molto ridotte. Vi ho riportato solo questo esempio, a mio avviso interessante, perché si tratta, credo, di un capitello cosiddetto a palmette, che rientra appunto in una categoria di capitelli definiti da Buchwald come Corinzi a palmette, diffusi nell'undicesimo secolo ad Aquileia e in tutto l'arco adriatico. Qui vi ho messo per confronto uno dei capitelli della navata della Basilica di Santa Maria Assunta. Adesso ovviamente si tratta di capitelli che hanno proporzioni molto diverse, però vedete la resa delle foglie, ecco, è molto simile. E ricorda proprio, secondo me, proprio riconducibile a questa categoria di capitelli definiti a palmetta. E io ipotizzo che, date anche, vedete, le dimensioni ridotte, potessero far parte della recinzione presbiteriale della chiesa di Poppone. Ecco, vedete, qui ho collocato il capitello in scala, qui vi ho inserito una parziale ricostruzione di quello che era il fronte della pergola, a mio avviso, di Poppone. Questo è un archetto che abbiamo visto anche prima. Qui riconoscete i plutei che abbiamo analizzato in precedenza. Queste sono le lastre riutilizzate nella cappella di San Pietro. A mio avviso si tratta di pezzi coevi, funzionano dal punto di vista delle dimensioni, hanno le stesse altezze, le stesse proporzioni. Non ve lo presento in questa sede, però ho anche provato a ricontestualizzare nello spazio proprio del presbiterio della Basilica, e questo sistema, diciamo, ci sta perfettamente con la larghezza della navata. In conclusione, ormai oggi riconosciuta universalmente la necessità di restituire un contesto ai frammenti di arredo liturgico altomedievali e preromanici, molto spesso studiati come membra disiecta, come frammenti privi di contesto e quindi privati del loro significato. All'analisi stilistica dei reperti deve affiancarsi, a mio avviso, un approccio archeologico teso ad individuare la tipologia funzionale dei pezzi, ricostruendo dove possibili le installazioni liturgiche da cui essi derivano. Come abbiamo visto, l'applicazione di questo metodo ha permesso l'identificazione funzionale di un gran numero di frammenti altomedievali conservati nei depositi del Museo Archeologico e l'elaborazione di proposte ricostruttive grafiche degli arredi liturgici o dei singoli elementi che lo costituivano. Il catalogo che qui ho brevemente presentato costituisce quindi solamente uno strumento di partenza, utile per lo sviluppo di auspicabili ricerche future. Bene, ringraziamo il nostro oratore e credo che ci abbia dimostrato questa enorme potenzialità dei pezzi che fino adesso sono rimasti nascosti, impolverati, eccetera, eccetera, e che invece meriterebbero una esposizione con i disegni ricostruttivi o le griglie, eccetera, che Paolo Vedovetto ci ha mostrato. Questo conferma ancora una volta la necessità di completamente trasformare il museo di monastero, che è dedicato a un periodo importante, quello dall'età paleocristiana fino al Medioevo, trasformarlo completamente e speriamo, come abbiamo più volte auspicato, che questo possa essere fatto tra non molto tempo. A proposito di quei rilievi che sono nella sacrestia in alto della Basilica di Aquileia, se non ricordo male, non soltanto su quelli, ma anche in altri. Ce n'è uno anche in opera, non so se l'hai visto, quello sotto l'altare dei Santi Canziani.
Vabbè, non importa. A proposito di quei frammenti, c'erano delle annotazioni a matita scritte ancora una volta, penso che siano rimaste ancora, e sono le annotazioni che furono fatte dagli austriaci al tempo degli scavi nella Basilica. Quindi con assoluta certezza direi, essi vengono dagli strati al di sotto del pavimento poponiano della Basilica, asportati in occasione degli scavi. E dalle scarne annotazioni mi era parso quella volta di poter vedere anche, al di là forse della data di rinvenimento, anche qualche sigla che probabilmente si riferiva al punto di rinvenimento. Sarebbe interessante vedere se ci sono ancora queste testimonianze, perché sugli scavi non è che abbiamo molto in No. sostanza. Ecco. Bene, Credo che tu sia. Sì. c'è una domanda da parte di Dairom. Prego. Sì, grazie. Lei ha discusso o ha concentrato la vostra attenzione sulla ricostruzione dei monumenti e dei contesti originali. Può dire anche qualcosa sui principi dell'uso dei spolia ad Aquileia dal VI secolo d.C.? Estetica, memoria, e si può osservare anche qualche cambiamento dell'uso dei spolia dal VI al XII secolo? Sì, questo degli spoglia è un argomento che secondo me andrebbe approfondito. Io non l'ho trattato nel mio lavoro, però già l'esempio che vi ho riportato prima di quell'iscrizione romana, schedata, diciamo, registrata dal Bertoli e riutilizzata al contrario come pilastrino, ci fa capire che a mio avviso gran parte di questi arredi riutilizzavano materiali di riuso che ad Aquileia non mancavano in questo senso. Quindi, secondo me, questo anche si può vedere. Devo sempre tornare sulle lastre della Cappella di San Pietro, sull'eterogeneità dei materiali utilizzati, o marmo proconnesio, o calcare di pietra d'Aurisina, per cui secondo me il riuso in questa fase era, come dire, di routine, ecco, perché comunque molti monumenti romani erano diventati già in precedenza delle vere e proprie cave. Una cosa interessante che mi viene in mente a proposito del riuso ho visto in un recente studio un restauro dell'Arca di San Bertrando, mi pare di Udine. È stata pulita e quindi sono stati smontati i vari pannelli. Due lastre dell'arca riutilizzano dei frammenti di scultura, diciamo, alto medievale. Questi frammenti hanno un motivo molto, diciamo, peculiare, ecco, che si ritrova in numerosi frammenti provenienti da Aquileia, quindi mi fa pensare che comunque ci sia un legame tra, boh, o probabilmente queste botteghe hanno intagliato questa arca proprio da Aquileia, perché c'è questo proprio motivo, questa cornice, diciamo, a rombi, che ritorna in moltissimi pezzi aquileiesi, per cui diciamo questo fenomeno del riuso inizia con il VI, ma si protrae fino al XII-XIII secolo, evidentemente. Se posso intervenire, vorrei dire due cose. A proposito del riuso, direi che il tempo, adesso non voglio dire che tutto dipenda dal patriarca Popone, ma al suo tempo c'è un utilizzo intensissimo, evidentemente anche molto consapevole. Questo dipende dal fatto che è una fase edilizia piuttosto intensa, e quindi naturalmente avevano bisogno di pietra, e lì la pietra c'era, ma c'è anche il desiderio di costruire sul passato. E adesso ricordo che il pittore Zigaina, che è morto qualche anno fa, diceva sempre che quando hanno costruito
campanile di Aquileia, che tra l'altro, secondo la tradizione, sarebbe fatto, anche se non è vero, con le pietre dell'anfiteatro, quando hanno costruito il campanile di Aquileia devono per forza avere visto il mosaico. E quindi non l'hanno certamente rispettato perché non era nei loro principi, ma è quasi un andare oltre, un basarsi su quello che hanno fatto i nostri antenati. E quindi, per esempio, noi vediamo che davanti all'ingresso della Basilica di Aquileia, che c'è quel sottoportico, a suo tempo considerato anche insomma massenziano, ma sicuramente poponiano, lì c'è un enorme uso di materiali antichi, anche proprio in posizioni non sempre visibili. E quindi direi c'è proprio questa volontà. Del resto, se andiamo a monastero, vediamo che sotto le colonne, anche quelle sicuramente di età poponiana, vengono poste sopra il mosaico tardo-antico, vengono poste delle grandi basi che credo siano state tolte dal teatro, e quindi anche lì, sull'Aquileia pagana, diciamo, poggia quella poi cristiana. E credo che questo possa avere un significato, insomma, sappiamo che questi ecclesiastici pensavano tanto a queste cose. Secondo me potrebbe essere stato proprio un uso consapevole. Ecco, questo. Sì, parlando sempre della fase poponiana della Basilica, è ormai opinione comune che comunque i famosi capitelli a palmette di cui ho parlato prima si ispirino da un capitellino corinzio, no? Che è riutilizzato ancora oggi, è visibile, che ha funzionato come da modello, un capitello in marmo che è messo in opera negli archi della Cappella di San Pietro, per cui sì, diciamo, questo guardare all'antico era presente in maniera molto evidente. Ha chiesto la parola Zimmerman. Prego. Grazie, buonasera. Volevo chiedere giusto una cosa, se ho capito bene, l'uso, cioè trovo il materiale fantastico, è molto bello, poi molto difficile, se, cioè bisogna sempre posarsi su datazioni stilistiche più che altro, se ho capito bene, e che si pongono una serie di domande. Ma se ho capito bene, l'uso è sempre ritenuto in ambienti liturgici, se ho capito bene, o comunque quello. Io mi domando per quale motivo abbiamo mai un uso fuori da, non so, chiese, anche ambienti, non so, cappelle, perché all'est, almeno in certi ambienti, ma anche in Istria, li troviamo anche in ambienti episcopia o comunque fuori di ambienti strettamente liturgici. E mi chiedevo per quale motivo ci limitiamo, perché li troviamo attualmente ancora conservati, e quando sono in questo modo talmente spezzati, per quale motivo l'uso è strettamente per la cristianità? Perché non vedo un motivo preciso, se non magari quello che l'attuale ritrovamento, cioè in sito, si trovano soltanto in ambienti liturgici. Esatto. Sì, questo è un problema dovuto al fatto, come diceva lei, che non abbiamo attestazioni situ, a parte quel ritrovamento di archetto nelle fondazioni della Chiesa dei Pagani. Per Aquileia io ho consultato, credo, tutti i report di scavo. Abbiamo pochissimi, pochissimi frammenti che sono, diciamo, stati, che possiamo comunque ricondurre con precisione a un edificio. Il problema, secondo me, che ho riscontrato anch'io, è anche, secondo me non è corretto, ricondurre tutti i frammenti alla Basilica Patriarcale. Perché sappiamo che ad Aquileia c'erano decine di chiese già da epoca tardo antica, per cui secondo me sì, andrebbe un po' rivista anche la provenienza dei pezzi, per esempio anche dal Palazzo Patriarcale, che però purtroppo non si conserva nulla in situ, e non abbiamo dati proprio per risalire alle provenienze certe dei pezzi. Per cui io mi sono soprattutto focalizzato su pezzi la cui funzione era veramente riconoscibile, come quella dei Ciboria,
Il ciborio comunque va inserito in un contesto liturgico, per cui o sopra una vasca battesimale o sopra un altare. Per altri pezzi, ecco, le lastre, i pilastrini con colonnine, comunque è evidente che sono riferibili a una decisione presbiteriale. Sicuramente molti altri elementi decorativi architettonici potevano anche appartenere a edifici, diciamo, civili, però mi è difficile adesso poter riconoscere, ecco, la loro provenienza. Per esempio, è interessante quella notazione dello zuccolo. Qui dice: questo capitello ci sta molto bene con una colonna che un tempo apparteneva al palazzo patriarcale, per cui già questa comunque è una testimonianza secondo me interessante, potrebbe si far pensare che per esempio anche il palazzo patriarcale di Aquileia fosse decorato, ovviamente avesse un ricco apparato decorativo lapideo. Sì, questo è possibile. Io vorrei aggiungere un'altra cosa, se mi permetti. Non ho sentito parlare di tombe, ma una lastra funeraria in più frammenti che viene dalla Beligna, che a suo tempo ho pubblicato con una datazione credo erronea, che è quella dell'abate Ortwin, Sì. a mio avviso risale proprio a questa temperie popponiana all'inizio dell'undicesimo secolo. Che cosa possiamo dire? Il primo punto è che ci sono più ondate, no? C'è un'ondata, diciamo, bizantina della metà del VI secolo con cui tutte le chiese vengono rinnovate. Questo accade non soltanto ad Aquileia, ovviamente, ma in tutto il mondo bizantino. C'è un'altra ondata che è quella carolingia in cui tutte le chiese vengono decorate e questo accade in tutto l'Alto Adriatico. C'è una terza ondata che è quella del proto-romanico, romanico, e anche questo si verifica un pochino dappertutto. In queste successive ondate, tutte quante le chiese più o meno vengono rinnovate. Ovviamente le maestranze sono sempre gli stessi, i modelli sono sempre gli stessi, quindi è abbastanza facile pensare che quello che si trova in una si trovasse anche in altre. Nella lapide funeraria, che immagino fosse posta al centro della chiesa, verso l'altare, della Beligna, si menziona l'abate, presumo fondatore, e c'è questo stesso motivo dei E quattro cerchi. cerchi, i quattro cerchi che sono intersecati da un quadrato che li attraversa, motivo che noi troviamo nel transenne, nei plutei che tu hai attribuito, a mio avviso, giustamente all'età popponiana. Quindi evidentemente c'era un gusto che era condiviso, è chiaro, quindi pensare che tutto fosse destinato solo agli altari è molto riduttivo, però non sappiamo cos'altro dire, insomma, ecco. No. Quella lastra l'ho vista, è lì sempre nei depositi, Sì. non l'ho catalogata, lì secondo me andrebbe. Lei l'ha pubblicata, mi pare, alla fine degli anni 70, no? Sì, però quella volta l'ho giudicata Massenziana, ma adesso non credo che sia più così. Vabbè, comunque non importa. Lì forse andrebbe fatto anche uno studio, diciamo, paleografico. Esatto, sì. Però lì Aquileia secondo me ha un grande problema per questo periodo, diciamo, che riguarda le fasi costruttive della basilica, perché la costruzione della cripta, il rialzamento dell'area presbiteriale, ancora oggi c'è chi dibatte sulla cronologia dei capitelli della cripta, per cui secondo me ci sono molti nodi ancora da risolvere, per cui per esempio io speravo di trovare un qualche dato materiale per collocare la mia recinzione in basilica. Che ne so, magari ho trovato solo un paio di incassi in due basi di colonne nell'area presbiteriale che forse mi hanno fatto pensare che ci fossero, ecco, incastrate delle lastre, però speravo anche nello scavo, nei dati dello scavo della Bertacchi nell'area presbiteriale, qualche rinvenimento. Ecco, lì sì, è venuto fuori un pezzo, credo, di sarcofago alto medievale, però nessuna traccia di setti divisori o recinzioni. Per cui secondo me andrebbero fatti dei sondaggi archeologici, ecco.
all'interno della basilica per, ecco, indagare anche questo. Va bene, chi vivrà fra 40-50 anni ci sarà esatto. Forse un po' più di chiarezza. Bene, allora grazie ai nostri pazienti ascoltatori. E mi dispiace molto che sia finito questo ciclo, ma cercheremo di fare qualcos'altro nelle prossime settimane. Grazie, arrivederci. Saluto il professor Dalli del Germanico e ad maiora, come si dice in questi casi. Grazie, arrivederci. Grazie. Buonasera. Grazie anche da parte mia e io vorrei ringraziare specialmente tutti i relatori, Maurizio Buora e la Società Friulana di Archeologia per questa fruttuosa collaborazione. Grazie e alla prossima. Benissimo.